E ora parliamo di Rock Blues Experience, il nuovo album di Tony Braschi, un giovane e vivace cantautore italiano che ancora ama scrivere un blues puro e tradizionale, non mischiato con il pop. Ciao Tony, allora come mai non hai mai ceduto a queste seduzioni del pop? Semplicemente perché ritengo di essere uno degli artisti cosiddetti puri, insomma, quantomeno attaccati alle origini e alle tradizioni del rock e del blues, che oggi più che mai sembra che stiano vivendo entrambi un periodo di seconda giovinezza. Non a caso il rock e il blues hanno un grande mercato negli Stati Uniti, in Inghilterra e nel resto del mondo. In Italia probabilmente c'è forse un po' meno attenzione, o ce n'è troppa per il pop e altri generi. Comunque diciamo che tutto è partito da lì, quindi perché cambiare se poi funziona? Le immagini che stiamo vedendo in questo momento sono quelle di uno dei due video che tu hai realizzato in Italia e poi hai masterizzato in America, giusto? Sì, fanno parte del Rock Blues Experience album e diciamo che insomma ci sarebbero parecchie persone da ringraziare. Innanzitutto per la location, ci tengo in maniera particolare a ringraziare Rena Falconi e Vincenzo Melilli che ci hanno fornito una splendida location qui vicino a Roma. Per quanto riguarda invece la regia e il montaggio, c'è Stefano Salvatori che si è occupato appunto di tutta la parte video. Il mastering dell'album è stato effettuato a New York, a Los Angeles, scusa, volevo dire gli Stati Uniti, a Los Angeles, da Giorgio Marino, e lì praticamente è stato l'imprinting radiofonico che volevamo noi, per quanto poi insomma il recording è stato effettuato in 5 studi di registrazione qui in Europa. Senti Tony, in questo album tu canti in inglese, che tipo di storie racconti? Ma diciamo che si parte sempre da un discorso di base, un discorso introspettivo appunto, di sensazioni, di emozioni e di proprio vissuto, rapportato al mondo circostante. Tentando appunto di dare anche una sorta di originalità, quindi guardandoci intorno e rapportando le nostre emozioni a quello che ci circonda, ma soprattutto in rapporto agli altri e alle storie appunto che accomunano un po' tutti, perché non si parla solamente di rock e di blues, ma anche di un mondo nuovo, come nel caso di New World, o anche di amore, ma insomma in maniera abbastanza adiacente ad altri temi. Si cerca sempre appunto di dare così una coloritura su un po' tutti i temi. Qualcuno ti ha definito il massimo esponente del rock blues italiano, non ti stacchi mai dalla chitarra, e questo lo vediamo anche qui in diretta, e ti hanno accostato a Bob Seger e Johnny Winter. Sono loro i tuoi punti di riferimento? Ma diciamo che insomma tra i grandi chitarristi che mi hanno influenzato sicuramente c'è alla base Jimi Hendrix, come Frank Zappa. Per quanto riguarda diciamo la parte cantautorale o vocale, come dir si voglia, ovviamente ognuno di noi ha un suo preferito. Io mi rifaccio spesso a Joe Cocker, magari anche involontariamente, e da qui, insomma, negli Stati Uniti, in particolare nello Iowa, quindi da DVM Music, dove siamo distribuiti, non lo so, è uscita questa recensione molto bella, questo accostamento con Bob Seger, che sinceramente da una parte pesa un po', perché parliamo dei grandi del rock anni 70, dall'altra insomma sicuramente fa piacere, ma bisogna dire che in qualche modo uno, volente o nolente, ci si riconosce. Per quanto riguarda il discorso di Johnny Winter, diciamo che è qualcosa che va avanti da qualche anno, mi sono già abituato e sono uscite diverse recensioni che parlano di me come il nuovo Johnny Winter italiano. Io ovviamente insomma ringrazio coloro i quali hanno saputo cogliere perlomeno quel tipo di emozione e di sensazione. In questo tuo album Rock Blues Experience tu hai molti ospiti, vogliamo fare qualche nome? Beh sì, ci sono insomma diversi ospiti importanti, alcuni con cui avevo già avuto il piacere di collaborare, come Agostino Marangolo, Herbie Goins, Eric Daniel, Carl Potter, Dino Kappa e Daniele Sepe, con cui quest'estate ho effettuato un tour, abbiamo girato praticamente tutta l'estate e probabilmente faremo qualcosa insieme anche nel mese di gennaio. A proposito, per coloro i quali si trovassero a Roma il 26 gennaio siamo a Stazione Birra, quindi prosegue il tour Rock Blues Experience Tour, che è partito il 1 novembre. Spesso è dedicato alla parte acustica, perché giro anche molto in acustico. Il 26 gennaio a Stazione Birra qui a Roma riprenderemo il tour con tutta la band e probabilmente ci saranno anche un paio di ospiti, non è escluso anche Daniele Sepe. Bene, grazie Tony Braschi, intanto grazie, ricordiamo che il tuo album Rock Blues Experience è attualmente già disponibile nei negozi. Grazie Tony Braschi, grazie a voi per averci seguito. Shonetta torna domani alla stessa ora, arrivederci.